Comunque sto guardando là, mi sembrava veramente di essere mezza orba a guardare di là, sembra di no. Lo so, sembra deficiente. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Bene, oggi c'è con me anche una signorina, come vedete. Ciao. Che è la signorina Alex, avete già visto probabilmente su due o tre video. Molto tempo fa, perché dopo non abbiamo più fatto video, siamo solo Esatto. uscite. Quindi siamo qua per Eravamo fare... impegnate. Esatto. Siamo qua per fare un video tag. Sempre video tag perché noi ci divertiamo a rispondere alle domande assurde oltretutto, che il titolo è My Beauty Scenario, una cosa del genere. È un video tag americano, quindi è per quello che si chiama così. Comunque sono pochissime, sono 8 domande, ma noi cercheremo di rispondere al meglio. Quindi cominciamo subito. Numero 1, devi sbarazzarti di tutti i tuoi fondotinta e ne puoi tenere solo due, uno costoso e uno economico. Quale scegli? Beh, ovviamente quello costoso. Beh, direi. Ovviamente. Perché scusami, hai Che avuto senso via, ha butterò via tenere. quello. Esatto. Domande Queste assurde, domande, comunque. comunque. Vabbè. Poi, seconda domanda. Vai ad un colloquio e la signora che hai di fronte ha rossetto sui denti. Glielo dici o ignori la cosa? Probabilmente No, ignoro la cosa. ignoriamo. Perché cioè, mi vergognerei troppo a dirle: scusi, guarda che. Cioè. Ok, terza domanda. Sei un po' giù e devi scegliere un rossetto che ti tiri sul morale. Quale scegli? Rosso fuoco. Te lo metti, te sì. Sì, magari esci la sera, ci sta. Di sera sì. E io probabilmente quello che ho addosso. Oppure il rosa shocking che ho. Quello più ti Beh, mette in effetti, allegria. quello là devi dire che è Infatti. perfetto. Ok, quarta domanda. Torni indietro quando eri teenager, cioè non è che è passato tanto. Come cambieresti il tuo make-up e i tuoi capelli? Cambiare tutto. Perché quando avevo tipo 16 anni, 15, non è che mi truccavo tanto, mettevo solo Beh, quello sì, l'ombretto. ovviamente dovremmo truccarci di più perché eravamo Esatto. veramente. Avete presente tipo Ma alla fine zombie? tutti a quell'età sono così, Quindi quindi. ovvio che vorrei cambiare qualcosa, cioè non è proprio no. Anche i capelli, perché ce li avevo tutti neri, cioè era il No, i mio capelli mi colore piacevano, naturale. biondi e sempre quelli. Sempre quelli, come adesso. Io ho cambiato 7000 colori e quando ce li avevo una volta. A parte la parentesi rossa, era su biondi. Sì, ma ti giuro che volevi vedere una foto di te rosso. Te la manderò. Ecco. Insomma, cambierei tutto praticamente. Sì. Poi, quinta domanda. Questa è tipo risposte multiple. Chiedi al parrucchiere una conciatura, ma lui sbaglia e te ne fa un'altra completamente diversa. Successo sempre, comunque. True story. Esatto. Cosa fai? Sorridi e te ne vai. Piangi sulla sedia, ti lamenti, chiedi un rimborso. Beh, dipende se il taglio che ha fatto è venuto bene, perché se mi piace ancora di più di quello No, che ma addirittura volevo. qua acconciatura, tutto dicono. Magari cambia, Vabbè. sbaglia anche tinta, Vabbè, magari. però se alla fine ti dona, allora magari anche più di un occhio. Se invece mi ha fatto una stronata, direi di no. Che mi faccio rimborsare? Infatti. Io sicuramente la terza, perché secondo me mi è capitato che mi abbiano fatto nero qua, fino a qua, neanche fino a qua, fino a qua, e tutto giallo. Chatouche non li sanno Quello non è fare. chatouché, non è stata una Ma proprio non schifezza. lo sanno fare. Mi sono fatta rimborsare perché c'è, cioè, no, il colore peggiore della mia vita. Poi, sesta domanda. Un'amica ti fa una sorpresa regalandoti una vacanza di 4 giorni. Mi raccomando, anche a me. E tu hai un'ora per preparare tutto. Quale palette porti con te? A parte che dipende dove vado, nel senso. Beh, sicuramente quella base, quindi tinte Tipo nude. chiare, esatto, e comunque poi magari una su marrone scuro che alla fine ci sta anche di sera, insomma, in modo che puoi usarla sia di giorno che di sera. Confermo con quella, aggiungerei anche la smokey eye perché io amo il nero sugli occhi. Guarda, lo farei anch'io se sapessi farmelo, e Sì, ci ho beh, provato anch'io, ma. 3000 volte e l'effetto È non è zero. quello di smokey eye, Esatto. insomma, l'effetto di un pugno in un occhio E ho di e. un panda. Esatto, un'oretta panda. Ok, andiamo avanti. Settima domanda, quindi qui l'ultima. C'è un furto a casa tua e la tua postazione make-up è stata graziata. Quale prodotto speri sia salvo? Cioè, perché i ladri rubano dalla mia postazione? Non è il mio primo problema, ma se proprio vogliono Vabbè. saperlo. Cosa salvi? Boh, il fondotinta. Un Un fondotinta. rossetto. Rossetto fondotinta. Rossetto anch'io Dai, sicuramente. decisamente rossetto. E la matita per gli occhi, perché senza muoio. Beh, in effetti. Non ce la faccio star Siamo senza matita. dipendenti. Sì. Ok, ultima domanda. La tua amica prende in prestito alcuni dei tuoi trucchi e te li restituisce in condizioni pessime. Hai già sbagliato tutto. Cosa fai? Fai finta di niente, le chiedi di comprarteli, fai lo stesso con i suoi prodotti.
Sì, no, non lo farei mai. Cioè, poi ovviamente dipende da come li ha rovinati. Se proprio mi ha sbloccato il rossetto in due, magari dico, beh, ricompramelo perché magari era nuovo. Specialmente se è il tuo rossetto preferito. Allora direi che là... è un problema. È un problema. No, io spaccarli non glieli spacco perché non sono così crudele. Non glieli farei mai una cosa, poi figurati. Infatti, mi sentirei in colpa io comunque. Dico parole, ovviamente. Tante parole. Poi tanto ci si fa pace. Ciao. Bene, il video tag è finito. Erano pochissime le domande, ma noi ci divertiamo sempre a rispondere. Comunque, se vi è piaciuto anche a voi o siete comunque fan del beauty, del make-up, ecco, lasciate un like. Ecco, se avete qualcosa da dire, dite tutto qua sotto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!